Mi ha colpito nella prima lettura della messa di oggi tratta dagli Atti degli Apostoli quello che dicono coloro che interrogano Pietro e Giovanni, che hanno guarito un uomo infermo, e si dice di loro che li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Che bella definizione dei cristiani, quelli che sono stati con Gesù. Quelli che stanno con Gesù. È quello che noi ci ritagliamo nella nostra giornata con questa santa messa vissuta nelle nostre case. E anche Nicodemo, il cui dialogo con Gesù nel Vangelo continua, lo abbiamo ascoltato anche ieri, anche Nicodemo ha questo desiderio di stare con Gesù. Un desiderio che apparentemente non porta frutto perché abbiamo ascoltato, Gesù dice dovete nascere dall'alto. E Nicodemo non capisce, dice come posso entrare nel grembo di mia madre? Rimane sul piano biologico. E Gesù che lo accompagna in questo dialogo. Dovete sapere che Nicodemo nel Vangelo di Giovanni ritorna altre due volte. Nicodemo, dicono gli studiosi, è la persona più istruita che Gesù incontra nei Vangeli. Non c'è nessun'altra persona istruita e importante come lui che va da lui di notte per poter fare un cammino. Nicodemo, uomo della legge, uomo nobile, uomo ricco, uomo appartenente al gruppo ristretto del Sinedrio, è un uomo che desidera, ma questo desiderio di cambiamento non ha ancora il coraggio di farlo, di esporsi. Nel Vangelo di Giovanni compare altre due volte, una volta nel capitolo 7, dove i sommi sacerdoti si ritrovano per prendere e condannare Gesù, arrestarlo. E Nicodemo fa una sorta di difesa a partire dalla legge che conosce, perché dice la nostra legge giudica qualcuno prima di averlo ascoltato, cioè lui prende un po' le difese di Gesù citando la legge, dicendo non possiamo condannare un uomo senza averlo ascoltato, ma soprattutto, e qui è una cosa molto importante, Nicodemo compare al capitolo 19 del Vangelo di Giovanni e compare, sapete con chi? Dopo la morte di Gesù compare con Giuseppe d'Arimatea, sì, quell'uomo che si era fatto carico di comprare la tomba per Gesù e aveva avuto il permesso dalle autorità di andare a prendere il corpo di Gesù. Il Vangelo di Giovanni ci dice che con Giuseppe d'Arimatea c'è anche Nicodemo che porta una misura di mirra per andare anch'egli a ungere il corpo del Signore. Ha fatto un bel cammino Nicodemo, se lo troviamo alla fine deciso di esporsi finalmente e andare a ungere il corpo del Signore con Giuseppe d'Arimatea. Quindi il colloquio con Gesù non è che non gli è servito a niente, gli è servito per fare un cammino paziente. Noi in questo dialogo di ieri e di oggi lo vediamo indeciso e Gesù per certi versi lo rimprovera perché dice ma tu che sei maestro di Israele non sai queste cose, non riesci a capire cosa vuol dire rinascere dall'alto. E Gesù lo aiuta a comprendere ancora profondamente questo rinascere da acqua e da spirito. Innanzitutto con la prima espressione, dove Gesù dice, paragonando il vento, dice il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai dove viene e dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. E questa è una prima indicazione che Gesù dà a Nicodemo. Nicodemo è un po' lo specchio di ciascuno di noi che resiste alla grazia di Dio, che non vuole fare quel passo in più per essere più cristiano, più cristiana come si deve, che non vuole magari esporsi fino a quel punto. Gesù cita lo Spirito Santo, come il vento, ne senti la voce ma non sai da dove viene e dove va. Così anche chi si lascia trasportare dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è la presenza di Dio che ci apre strade nuove. In altre parole, Gesù dice a Nicodemo devi essere più sciolto, devi essere più coraggioso,
ascolta la voce dello Spirito, segui la voce interiore di Dio che nello Spirito Santo ti parla e ti chiede di credere in me, di aderire a me. E questo è una prima cosa, cioè il coraggio proprio di buttarsi, di fare quel passo che ci permette di essere ancora di più discepoli, discepole del Signore. E la seconda e ultima espressione che Gesù usa è lo sguardo su di Lui. E qui la frase è molto chiara, no? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Cioè Gesù è colui che nel Padre, in comunione con il Padre, è sceso sulla terra. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, ricordate quell'episodio dove gli ebrei nel deserto venivano morsi dai serpenti velenosi e morivano? E Dio aveva detto a Mosè di farsi un serpente di rame e di innalzarlo. Chi l'avesse guardato non sarebbe morto dalla morsicata del serpente. E Gesù usa questo paragone applicandolo a sé. Come Mosè innalzò il serpente, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, l'innalzamento della croce, dove sappiamo che per Giovanni la croce è il livello più alto della gloria di Dio, della manifestazione di Dio, dell'amore di Dio per noi, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Allora, come si rinasce dall'alto? Primo, ascoltando la voce dello Spirito con il coraggio di essere più sciolti, come il vento, di seguire questa voce dello Spirito che ci invita ad aderire di più a Gesù. E poi la seconda indicazione è con lo sguardo a colui che è innalzato. Tutte le volte che noi vogliamo rinascere dobbiamo avere lo sguardo sul crocifisso. Dobbiamo guardare Lui e guardarlo nella sua manifestazione più alta d'amore e nella manifestazione più alta del volto di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, sulla croce. Quindi Gesù è colui che attira il nostro sguardo e ci fa rinascere nel momento in cui noi lo guardiamo con gli occhi della fede. Ecco, anche noi desideriamo rinascere, ecco, chiediamo questo dono, intercedendo anche San Giorgio, che è un santo invocato come martire, è colui famoso che, anche per una versione forse anche leggendaria, è colui che ha sconfitto il drago. E il drago, voi lo sapete, rappresenta quella presenza del demonio che ci tende verso il basso, tende a farci non rinascere, ma a farci morire dentro. Ecco, allora invochiamo queste grazie mentre incontriamo il Signore nella Santa Messa.